Pubblico attento e a tratti emozionato per il racconto di Grazia Andriani del suo lavoro di chirurga pediatrica, ora al servizio dei bambini di Africa e Centro America. È accaduto a Lanciano in occasione della cerimonia del premio Til della Metti, andato proprio all'Andriani alla fine del convegno Costruttori di Futuro, Cooperazione, Sviluppo e Solidarietà, che ha visto tra i relatori Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano di Roma, il rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola e Lino Olivasti, presidente dei servizi innovativi di Confindustria Abruzzo, con il saluto dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Abbiamo fatto in questi 4 anni, da quando è nata la fondazione, abbiamo fatto missioni in 4 paesi, in Etiopia, in Tanzania, in Sudan e in Haiti, sempre lavorando in rete con altre onlus, perché da soli non si va da nessuna parte, e devo dire che adesso siamo contenti dei risultati, che sono diventati davvero tangibili. E sono tornata da poco da Haiti, dove abbiamo operato diversi neonati, e a parte l'intervento, che va bene, insomma, le sue difficoltà, ma il post-operatorio dei neonati è complicatissimo ed è andato benissimo. A promuovere da 5 anni il premio il Centro Italiano Femminile di Lanciano, che così ha motivato la scelta dell'Andriani. Il suo talento l'ha vissuto nel sociale, nell'ospedale, ma nel momento in cui ha avuto la possibilità e si è chiesta proprio, no, io cosa posso fare con questa mia specializzazione, chirurgia pediatrica, no? E ovviamente il suo pensiero è andato nei paesi, nei posti dove i bambini purtroppo non possono curarsi. L'idea di un umanesimo integrale, praticamente.